Questa è una pre-introduzione. 188 righe di codice e diversi giorni di debug e studio. Ma finalmente ce l'ho fatta. Il codice non è ancora perfetto, è un po' da ottimizzare, ma direi che per questa fase 4 lo tengo così. Tutto il materiale sarà in una discussione sul forum tra rotaie. Perché questo lavoro lo sto portando avanti anche un po' col supporto di questo forum. Il link è in descrizione, il download è gratuito, tutto libero, avete accesso completo. L'unica cosa è che, dato che c'è il contributo anche di altri utenti, dovete essere iscritti al forum. L'iscrizione è gratuita, quindi nessun problema. Vi lascio l'introduzione e al video. Spero che possiate apprezzare perché è stato veramente un lavoraccio. Fase 4, inversione delle luci bianche e rosse. Nella locomotiva tale operazione è molto semplice, basterà ad andare ad aggiungere un filo per le luci rosse. Discorso diverso per la carrozza pilota, dove grazie all'inserimento nella fase 3 di un piccolo Arduino, andremo in questo caso ad aggiungere un giroscopio accelerometro. Tale dispositivo permetterà ad Arduino di capire, in base all'accelerazione che sente e che riceve, quale direzione ha la carrozza, se essa si trova in coda oppure in testa al treno. Arduino avrà poi il compito, come se fosse un decoder, di prendere questo segnale e andarlo a trasformare nell'equivalente luce da accendere, la bianca oppure la rossa. Per fare questo lavoro ho ricostruito il PCB delle luci, adesso ve lo farò vedere, è stato ricostruito da zero sulle dimensioni del modello, quindi basta togliere quello vecchio e inserire quello nuovo. Tali schemi poi saranno disponibili a chiunque per poterli visualizzare oppure eseguire anche voi questa modifica andando semplicemente a farveli stampare e costruire. Il costo di questi PCB è molto basso, per 10 di questi, considerate che ne servono 2 per ogni composizione, per 10 di questi il costo è di circa 11 euro. Inizieremo dalla carrozza pilota, dall'accelerometro e dopo vedremo il PCB. Come detto nell'introduzione, per la fase 4 utilizzeremo questo componente che è un GY521, ossia un giroscopio accelerometro. Ha diversi pin, 8 in totale, a noi interessano i primi 4, dove c'è il VCC, il GND, l'SCL e l'SDA. Lo andrò a posizionare su questo lato qua, per il quale avevo già lasciato dello spazio, e sarà alimentato da una tensione a 5 volt, questo filo verde che arriva da Arduino e un GND, questo filo azzurro. Dovremo poi mettere altri due pin, questo SCL ed SDA, che andranno collegati rispettivamente a questi pin su Arduino. L'SCL e l'SDA sono i pin A4 e A5, che in questo caso troviamo qui sopra, spostati rispetto agli altri, il che è anche comodo da saldare. Quindi, andando collegati uno a uno, quindi SDA con SDA, SCL con SCL, e una volta fatto questo, attraverso uno sketch particolare, verificheremo che i collegamenti sono fatti correttamente. Per verificare di aver fatto bene i collegamenti, andremo nella cartella del progetto, sotto la categoria MISC. La cartella del progetto sarà come download in descrizione. Voi non avrete la fase 6 perché è una cosa che serve a me. Avrete la prima cartella dove c'è il progetto per Arduino, questa categoria MISC dove ci sono cose ausiliarie e due file TST contenenti delle informazioni che mi servivano per il progetto. Questo è il collegamento a un forum dove fanno vedere i collegamenti relativi ai ganci dell'ICE1 e questo invece sono delle contiene il collegamento a un sito dove ci sono delle immagini degli interni di questo treno che è usato per ricolorare gli interni. Sotto la categoria MISC avremo questa cosa che si chiama I2C Scanner. Permette di andare a trovare tutti i dispositivi collegati al protocollo I2C, quindi quei due fili SDL ed SCL. Lo apriamo. Nel mentre andremo a collegare col nostro connettore l'Arduino Pro Mini al convertitore USB seriale. Dallo sketch, no, a noi non interesserà nulla. Andremo giusto a controllare che i dati relativi all'Arduino sono corretti e poi facciamo carica.
Una volta che il caricamento è completato, andremo ad aprire sotto strumenti il monitor seriale e ci dice device trovato all'indirizzo 0x68. Nel caso qua vi dica nessun dispositivo trovato, i collegamenti non sono stati fatti in maniera corretta. Adesso che abbiamo verificato che l'accelerometro viene letto correttamente da Arduino, segue una piccola spiegazione del PCB per sapere quali sono le features che ho implementato. Ce ne sono alcune per venire incontro a tutte le esigenze. Subito dopo vedremo il PCB reale, i componenti saldati sopra e faremo delle prove per capire qual è la resistenza migliore per le luci. Il circuito stampato che controlla le luci è estremamente semplice. Si tratta di un'entrata che corrisponde al common, quindi 18 volt, 5 led, di cui 3 bianchi che classificati come VL, VR e LB, e 2 led rossi RL e RR. Questi led saranno accoppiati come rossi insieme, bianchi insieme, terzo faro indipendente, ognuno avrà la propria resistenza. Vedete che il light beam, o meglio il terzo faro, ha due resistenze. Questo perché questo circuito potrà andare a essere impiegato sia nella locomotiva, dove quindi c'è un common a 18 volt, sia nella carrozza pilota, dove ci sarà un Arduino 5 volt. Ora, le uscite white light e red light hanno sulla pista del decoder, o meglio della scheda della locomotiva, una resistenza da 5,6 kΩ, che pertanto manda sul circuito una tensione di 5 volt, 5,4. Il light beam invece, essendo una cosa che andiamo ad aggiungere noi, non avrà questa resistenza, pertanto il led si becca un 18 volt. Vedete quindi che la seconda resistenza servirà proprio per questo. Quindi la prima sarà per il 5 volt, la seconda verrà aggiunta una resistenza da 5,4 kΩ, esattamente come le altre, in modo tale da abbassare questa tensione a 5 volt. Vediamo qualcosa di più pratico ed ecco qua il nostro circuito. Qua ci sono le varie piazzole dove andremo a saldare i fili. Vedremo che il VCC collega tutti i più dei nostri LED. Le luci rosse collegheranno le luci rosse laterali, le luci bianche le luci bianche, e poi vedremo il LED beam con due resistenze. Vediamo qua una cosa chiamata CON 1. Queste piazzole servono per mettere il terzo faro insieme alle luci bianche. Questa possibilità l'ho voluta inserire perché se qualcuno volesse, o meglio se qualcuno non volesse avere il terzo faro indipendente, perché si tratta comunque di inserire un ulteriore filo, ma lo volesse insieme alle luci bianche, basterà andare a ponticellare questa connessione. Ovviamente, essendo collegate alle luci bianche che hanno la resistenza da 5, qualcosa kΩ direttamente sulla scheda logica, la seconda resistenza non sarà necessario inserirla. Poi ho voluto anche inserire una firma e dire che questa PCB, che questo circuito, è progettato esplicitamente per il modello AS2 della Merlin. Questo è il PCB. Notiamo nella parte superiore le varie zone per i LED. Sono 4 LED, ognuno diverso, 2 bianchi nella parte più interna, più i due rossi sulla parte esterna. Qui c'è lo spazio per il terzo faro e qua ci sono le varie piazzole per i fili di collegamento. Ci sono poi gli altri spazi per le varie resistenze. Notiamo qua dei rettangolini che ho disegnato con dei segmenti neri, vanno rimossi esattamente in questo modo perché altrimenti il PCB non entra nell'alloggiamento. Dietro troviamo poi al volo un paio di informazioni che ho inserito per dire che questa roba qua è fatta per i modelli della Merlin, e poi ho messo una firma per dire che li ho progettati io. Questo è il PCB finito. Vedete che questi qui gialli sono i LED bianchi, qui di fianco trasparenti i LED rossi. Mancano ancora gli altri componenti, ma adesso procederò a montare questa schedina sulla carrozza pilota. Questo è il muso della carrozza pilota. Come ho detto, il PCB è stato strutturato proprio su queste dimensioni, perciò va qui e si incastra in maniera perfetta. Ha un po' di gioco perché ho voluto essere un briciolino più largo con le dimensioni dei fori, a differenza di quello di fabbrica che è preciso. Per fissarlo basterà mettere due gocce di colla Vinavil
qua sotto su questi spessori e non si muove più da lì. Eccoli qua, il PCB è stato sistemato e ho saldato i fili dove il bianco sono luci bianche e il rosso sono luci rosse. Il verde in questo caso rappresenta 5 volt. Adesso, per capire quale valore di resistenza impiegare, andremo a posizionare la nostra carrozza sui binari e tramite l'ausilio di una breadboard cercheremo di verificare con quale valore le luci si accendono in sicurezza, senza che però queste luci sembrino dei fari all'Oxeon. Prima di pensare alle resistenze voglio però fare una piccola prova con due semplici fili che sono più o meno a bassissima tensione, anzi salirò lentamente per evitare di bruciarli, e vedere se i LED si accendono. I LED bianchi. Mi sposto sulla resistenza del rosso, abbasso un po' la tensione perché i LED rossi lavorano a tensioni più basse. Minchia, quanto forti. Ok, mi state vedendo. Perfetto, i LED funzionano e i cablaggi sono corretti. Questo è il PCB nella locomotiva. Da notare due cose: è presente una resistenza dal valore di 2,2 kΩ e quella che è una colata di stagno al posto della resistenza sulla linea rossa. Questo perché la scheda logica sulla linea rossa ha già una resistenza da 10 kΩ e quindi se avessi aggiunto un'altra resistenza le luci rosse non si sarebbero viste, mentre la linea delle luci bianche ha una resistenza da 6 kΩ. Aggiungendone due, la luminosità ottenuta è a dir poco perfetta. Ricordo che queste resistenze più grandi sono presenti perché qui la corrente che arriva è a 18 volt e quindi le resistenze sulla scheda logica la abbassano. Nella carrozza pilota invece, lavorando 5 volt, sia sulla linea delle luci bianche sia sulle linee delle luci rosse sono presenti due resistenze da 2,2 kΩ. La programmazione del decoder ha visto solamente l'aggiunta della AUX collegata alle luci rosse, mentre per quanto riguarda il codice presente su Arduino per la gestione delle luci della carrozza, vi rimando al forum perché se dovessi inserirla in questo video con tutte le spiegazioni, probabilmente verrebbe una cosa di mezz'ora. Quindi vi lascio una dimostrazione pratica dell'effetto finale e per tutti i dettagli vi rimando al forum. Vi ricordo, per il forum il link è nella descrizione. Allora, non è perfetto, ma devo dire che per ora mi ritengo più che soddisfatto. Ad aiutare ulteriormente l'accelerometro ci pensano i suoni che inseriscono dei ritardi che permettono all'accelerometro di leggere meglio i dati. Via con la simulazione! È importante lasciare passare qualche secondo quando il treno si ferma, perché questo permette al codice di capire che effettivamente c'è stata una pausa e poi ricalcolare la direzione. Ripeto, non è perfetto, però nell'80-90% delle volte funziona. E se non funziona, come adesso puntualmente,
Oh, vuoi funzionare? No, non vuole funzionare, gli piace stare col rosso. Ah, ce l'ha fatta, è cambiato in bianco. Poi è molto sensibile ad eventuali accelerazioni e frenate dovute in questo caso dal contatto con la mia mano. Quindi ha rilevato questa variazione di velocità e ha cambiato colore. Non è perfetto, c'è ancora da lavorare, ma devo dire che per la fase 4, secondo me, è già un ottimo risultato. Come ho detto, troverete tutto nel link in descrizione, che è una discussione su un forum tra rotaie dove quindi parliamo di questo modello, e troverete tutti i download e tutte le informazioni e ulteriori spiegazioni. Io vi saluto e direi che la fase 4 è finalmente completata.